10 modi per sopravvivere a un attacco terroristico o a una sparatoria. Siamo tutti convinti che a noi non capiterà mai di trovarci in situazioni estreme, ma quello che pensiamo noi non conta in questi casi. Le cose accadono e basta, come un fulmine a ciel sereno. Non saprai mai se e quando ti può capitare di trovarti in pericolo. Perciò, meglio sapere un paio di cose per ogni evenienza. Numero 1. Osserva. Sfortunatamente, sparatorie e attacchi terroristici avvengono spesso in luoghi pubblici e soprattutto durante alcuni eventi. Questo ci porta alla prima considerazione. Quando partecipi a qualunque tipo di evento, dedica qualche minuto a guardarti intorno per individuare le uscite. Può sembrare eccessivo, ma è una buona abitudine che può permetterti di sfuggire non solo ad attacchi, ma anche a incendi, terremoti o a qualsiasi altra situazione che richieda la fuga. Se dovesse succedere qualcosa, non ti ritroveresti a girare a vuoto senza sapere cosa fare. Sapresti esattamente da che parte andare, cosa di vitale importanza in una situazione critica. Numero 2. Non sottovalutare la situazione. In questo tipo di circostanze tutto accade molto velocemente. Va tutto bene finché da un momento all'altro devi scappare per metterti in salvo. Ecco perché potrebbe essere più difficile di quanto non sembri rendersi conto di cosa ti stia capitando davvero e che non si tratti di uno scherzo o di un incubo. Tieni a mente questo. Se sembra una sparatoria o un attentato, probabilmente si tratta proprio di una sparatoria o di un attentato. È sempre meglio mettersi al sicuro piuttosto che restare col dubbio. Nel migliore dei casi ti renderai poi conto che era solo uno stupido gioco. Ma è molto meglio riderci su dopo piuttosto che dover piangere per non aver preso la cosa sul serio. Non trovi? Prova solo a prepararti mentalmente e a mantenere sangue freddo. Ne avrai bisogno se la situazione è pericolosa per davvero. Numero 3. Scappa. Se hai abbastanza fortuna da trovare il modo di fuggire all'attentato, non stare a pensarci due volte. Scappa. Non c'è motivo di vergognarsi e non ti preoccupare delle tue cose. Si può sostituire tutto, tranne la vita. Allontanati il più possibile dal pericolo. Non dimenticare che anche le finestre sono un'ottima via di uscita. Le ferite provocate dai vetri o perfino una gamba rotta sono molto meno gravi dei danni provocati da un proiettile. Dimentica le leggende metropolitane, come quella sullo zigzagare. Corri più veloce che puoi e basta, con una sola eccezione. Nel caso in cui l'attentatore riesca a vederti, non appena riesci a metterti in salvo, cerca aiuto. Chiama il 112 e un'ambulanza. Numero 4. Nasconditi. Se non riesci a scappare, cerca di metterti al riparo. Nasconditi e inizia a costruire una barricata intorno a te, accumulando gli oggetti più pesanti che trovi. Quanto più ti allontani da chi sta sparando, meglio è. Cerca di calmarti e non andare nel panico. Pianti e singhiozzi attirano pericolose attenzioni. Se ci riesci, silenzia il tuo cellulare. La vibrazione o uno squillo ti farebbero scovare in un attimo. Non dimenticare che quanto più rendi difficile l'accesso al tuo nascondiglio, tanto più sei al sicuro. Il più delle volte l'assalitore ha solo pochi istanti a sua disposizione prima dell'irruzione della polizia. Devi solo tener duro fino a quel momento. Non uscire allo scoperto finché non arriva la polizia. Solo in quel momento sarai del tutto fuori pericolo. Numero 5. Difenditi. Dimentica tutti i film con i supereroi. Nella vita reale, oggetti come una sedia, una porta o un'auto non fermano i proiettili. Un muro di cemento o mattoni rappresenta sempre un'alternativa migliore, sempre che ce ne siano nei paraggi, ovviamente. Se invece ti trovi in uno spazio aperto, cerca di tenerti il più vicino possibile alla prima cosa che faccia da scudo antiproiettile e costituisca una barriera efficace tra te e gli spari. Ad esempio, pilastri di cemento, distributori automatici e elementi di questo genere. Ancora una volta, ricorda di spegnere i tuoi dispositivi per evitare ogni suono imprevisto e non necessario. Se possibile, trova qualcosa che potrebbe servirti in caso di uno scontro diretto.
Ad ogni modo, non dimenticare di vedere anche questo altro video, contenente diverse indicazioni su come sopravvivere a una situazione di vita o di morte. È altrettanto importante e potrebbe sempre tornare utile. Numero 6. Chiama i soccorsi. Per quanto sembri assurdo, secondo le statistiche, passano spesso 10 minuti prima che qualcuno chiami i soccorsi. Sicuramente non è facile pensare di farlo mentre ci si trova in uno spazio aperto, sperando di non essere visti. Ma nel caso in cui riesca a chiuderti in una stanza e barricarti, o ti trovi in un qualunque altro posto al sicuro dall'attentatore, chiama immediatamente la polizia. Usa una linea fissa, se possibile, perché può essere tracciata più in fretta. Non perdere la calma e fornisci dettagli precisi sull'incidente e sulla tua posizione. Segui alla lettera le loro indicazioni. Resta al sicuro e aspetta. Normalmente la polizia arriva nel giro di 10 minuti. Numero 7. Trova un'arma. Trovare una potenziale arma di difesa è uno degli elementi chiave di qualunque strategia di sopravvivenza. Non puoi mai sapere a che punto le cose potrebbero complicarsi. Quindi, meglio essere pronti a difendersi da soli. Tutto può essere usato come arma. Forbici, ombrelli, una vecchia scopa e perfino una tazza di caffè bollente. Se ci sono altre persone intorno a te, cerca di agire come un team. Dividetevi subito i compiti. Una persona può chiamare i soccorsi, qualcuno barricare l'ingresso, altri possono cercare oggetti da usare come arma e così via. Cercate di preparare un piano di azione nell'eventualità in cui qualcosa vada storto e aiutatevi a vicenda. Dopotutto, vi trovate tutti sulla stessa barca, no? Numero 8. Combatti. La lotta è l'unica opzione che ti resta quando non hai più scampo e nulla da perdere. Mira il volto e gli occhi dell'aggressore, cercando di accecarlo. Se agisci in gruppo, puoi provare ad organizzare un agguato per bloccarlo. Come abbiamo già visto, puoi usare praticamente qualunque cosa come arma. Non preoccuparti di vincere lo scontro. Quello che ti serve è solo guadagnare abbastanza tempo per poter fuggire. Perciò distrai l'attentatore e scappa. Un'altra valida possibilità consiste nel disarmarlo. In ogni caso, ricorda che non sei su un ring o in un film d'azione. Non hai bisogno di vincere per dimostrare di essere forte, ma di rimanere in vita. C'è davvero in gioco la tua vita, quindi fai tutto il possibile per salvarla. Numero 9. Sii altruista. È molto difficile mantenere il sangue freddo e non cadere in preda al terrore in una simile situazione. È più che comprensibile, è l'istinto che la fa da padrone. L'unica cosa che vorresti fare in un momento del genere è correre più veloce che puoi senza neanche girarti a guardare. Sono queste circostanze però a svelare il tuo vero carattere. Perciò, se vedi qualcuno smarrito, pietrificato dalla paura, prova a essere d'aiuto. Ferma chi prova a scappare, calmalo e incoraggialo ad essere più collaborativo. Ma evita di sacrificare la tua vita. Purtroppo, per quanto tu possa volerlo, non puoi salvare tutti. Non metterti in una situazione in cui al posto di una persona in pericolo, la polizia ce ne debba trovare due. Numero 10. Sviluppa nuove capacità. Preparati in anticipo a qualunque rischio e frequentare un corso di autodifesa potrebbe essere una buona idea. Imparerai a difenderti, sfuggire ai pericoli e usare oggetti d'uso comune per proteggerti. Questo tipo di lezione ti servirà più in generale ad allargare i tuoi orizzonti e si tratta senza dubbio di conoscenze che possono tornare utili. Non preoccuparti se non hai mai fatto nulla di simile. Vedere di cosa sei capace ti sorprenderà. Non esiste niente di più importante della vita, perciò se ti sembra che ci siamo dimenticati qualcosa di utile, aggiungilo nei commenti in basso. Non dimenticare di mettere un like e di condividere il video con i tuoi amici e le persone a cui tieni. Così che anche loro sappiano come difendersi. Iscriviti e unisciti al lato positivo. Non metterti nei guai e a presto.